Quando si tratta di interventi sull'apparato genitale, quindi la riassegnazione del sesso, è necessaria l'autorizzazione del tribunale. Prima di avere l'autorizzazione del tribunale ci vuole la diagnosi di disforia di genere. È una situazione non patologica assolutamente in cui un individuo che diciamo dal punto di vista biologico, cromosomicamente ha un sesso, che però di fatto sente di appartenere all'altro sesso. La diagnosi ovviamente deve essere fatta da uno psicologo e chiaramente non può essere fatta con una o due sedute. Non è specificato esattamente il tempo necessario, per cui diciamo noi ci basiamo un pochettino su quelle che sono le linee guida dell'ONIG, che è una delle organizzazioni più consolidate che appunto si occupa dei pazienti transessuali e che prevede almeno 6 mesi di terapia psicologica prima di fare la diagnosi di disforia e poi diciamo l'assistenza legale e la dichiarazione del tribunale. Si può sostenere tutto con le strutture pubbliche, dallo psicologo all'avvocato al percorso diciamo chirurgico, endocrinologico, eccetera. Io per esempio prima dell'intervento faccio sempre una valutazione psicologica, cosa che a volte viene vista con fastidio dai pazienti, perché dicono: ma io ho già fatto il mio percorso, il tribunale mi ha autorizzato, però io una validazione dai nostri psicologi la richiedo sempre. Noi quante persone abbiamo operato? Io credo una 60. In questi ci sono stati 2 casi di pentimento. Una paziente che ha deciso di fare l'intervento all'età di 48 anni, dopo una vita maschile, aveva anche figli. A un certo momento della sua vita ha fatto questo cambiamento, poi con questo cambiamento evidentemente non si è trovata, pur non avendo complicanze diciamo chirurgiche. E un'altra paziente, persona deliziosa, intelligentissima, che ha fatto l'intervento da maschio a femmina, anche per lei non ha avuto complicanze, però lei si è pentita moltissimo e aveva anche cercato di mettersi in lista per eventuali trapianti di pene, perché lei diceva: c'è una gradualità nell'essere transessuali, io penso di essere donna, però stavo meglio quando avevo il pene. Probabilmente qua c'è tutto un discorso sulla sessualità che va veramente approfondito con persone competenti, e il chirurgo non è la persona più competente. Quindi è necessario che siamo supportati dagli psicologi e dai sessuologi. Dipende anche dall'età in cui si è presa coscienza, dalla libertà in cui sono cresciuti di essere più o meno liberi in questa esigenza. È una situazione abbastanza complessa dal punto di vista umano, estremamente coinvolgente. Io ero stata interessata anche all'aspetto linguistico nel parlare con queste persone, perché ho avuto delle persone che si devono operare che spesso mi usavano il noi anziché io. E io questa cosa l'ho fatta notare subito, dicevo: ma così perché parla di noi? Perché dice noi e non dice io? E questo si potrebbe interpretare come noi che abbiamo questo problema, oppure come un dualismo.